Ragazzi, questa è la settimana da disabile. Beh sì, a tutti gli effetti ragazzi, sono diventato disabile. E non scherzo perché ormai è 10 giorni che queste stampelle mi tengono compagnia. Una settimana da disabile a tutti gli effetti. Una settimana, mese e mezzo. Ma ho deciso di fare questo video proprio perché sono in una condizione abbastanza particolare e siccome gli infortuni, non come il mio, ma gli infortuni in generale sono all'ordine del giorno per tutti, magari un video come questo dove vi racconto un po' la mia esperienza da disabile può essere d'aiuto magari se vi ritrovate in questa condizione. Ci sono cose interessanti da far notare e che sto notando anch'io da disabile di cui non mi ero mai accorto praticamente. Per chi non lo sapesse, 10 giorni fa circa mi sono completamente disintegrato l'anca dopo una bruttissima caduta durante l'ultima gara dell'anno. Mi hanno operato e mi hanno messo tipo 3-4 piastre con altrettante 12 viti e 42 graffette per chiudere il taglio. Prima di farmi male avevo prenotato poi una vacanza con la mia ragazza in Grecia. L'indecisione se annullare il viaggio c'è stata, però dopo aver visto l'ortopedico e averci riflettuto ho detto sì, ma tanto sto qua a fare in camera a guardare il soffitto, piuttosto vado in Grecia. L'ortopedico mi ha detto non puoi fare il bagno, devi stare a riposo, non puoi fare niente, però almeno vado a vedere boh dei bei paesaggi. Sì, soffrirò un botto il caldo, ma lo stesso ci vado. Comunque tanto per iniziare vi faccio vedere la mia condizione di adesso. Chiaramente dopo un po' mi stanco perché devo tenere il peso più sulla gamba sana che su quella marcia, però vi assicuro che invece la cosa che provoca più fastidio è stare seduto magari per tanto tempo e anzi paradossalmente stare sdraiato a letto e dormire mi dà un fastidio della madonna. Tra l'altro chiaramente in questa condizione non posso nemmeno farmi veramente la doccia, nel senso sì, ho messo sui cerotti quelli trasparenti, però anche entrare in doccia faccio fatica, cioè è un casino. Ma la cosa che fa più ridere secondo me, adesso anzi ve lo faccio vedere, ci devo andare con una stampella molto lentamente. C'era anche in ospedale e che mi hanno detto di prendere. Diventa il mio cesso personale, rialzato proprio perché non posso piegare la gamba più di 90 gradi. Fa veramente ridere, mi sento tipo un vecchio di 80 anni. E tra l'altro comunque non è che in Grecia mi posso portare qualcosa, quindi in qualche modo devo riuscire a fare i bisogni tenendo la gamba dritta di qua. Comunque non perdiamo tempo, vi faccio subito vedere un bel room tour della nostra camera a Lefkada. Partiamo con patio, piscina 1. Poi dietro questo muro c'è un'altra piscina. Qui subito un rubinetto per lavarsi i piedi, tappetino. Beh, si entra, cucina, molto molto bella per essere in Grecia. Sto giro raga, interni rifiniti abbastanza bene. Vi dico, di solito noi in Grecia prendevamo sempre delle case, sembravano carine, ma raga quando arrivate in Grecia cioè tipo lo standard si abbassa notevolmente. Con fuori i tubi qui, gli angolini. L'angolino lì, ti vedono i buchi dietro il lavandino. Quest'anno prendiamo qualcosa di più figo. Camera abbastanza spaziosa, ordinato, pulito e soprattutto nuovo. E meno male che l'abbiamo preso ragazzi, perché poi vedendo la mia condizione questa cosa mi ha solo aiutato. Sistematicamente di solito andate in bagno e trovate la tendina di merda che vi si attacca al buco del culo. Oh, non c'è la tendina. Delle difficoltà banali ci sono. Per esempio la difficoltà banale è semplicemente prendere le cose, nel senso che avendo due stampelle entrambe le mie braccia sono occupate a tenere il mio peso su, quindi qualsiasi presa o raggiungimento di oggetti diventa difficile. Quindi banalmente anche fare lo zaino per andare al mare ragazzi era difficile. Però ho trovato una soluzione secondo me molto valida: mettersi in centro tra il punto A e il punto B che bisogna raggiungere è la cosa migliore. Sì, ti devi un po' allungare, star lì un po' in equilibrio su una gamba, dico di ah, ma funziona. E poi anche per vestirmi, non è che io riesco a vestirmi da in piedi, devo prendere le cose, portarle a letto, sedermi sul letto e vestirmi piano piano. Comunque a proposito di outfit ragazzi, t-shirt, costume, bello leggero, ma invece di mettersi infradito che magari, che ne so, il brecciolino scivolata oppure ti parte via l'infradito, beh, ha avuto l'intuizione. What are those? They are my Crocs. Le Crocs io le ho sempre un po' disdegnate perché sono bruttine, sembrano un po' le scarpe da ospedale. Sono veramente comodissime in queste situazioni, con la possibilità di metterle in modalità sport con il coso dietro il tallone, raga, è la fine del mondo. Ah raga, piccolo reminder, se volete supportarmi vi ricordo che sul sito di Forno è uscita tutta la nuova collezione che abbiamo fatto quest'anno, quindi se volete supportare quello che faccio, comprare qualcosa perché vi piace, vi ricordo che sono disponibili, c'è il link in descrizione. Per chi non lo sapesse, poi noi ogni volta in Grecia noleggiavamo lo scooter, ho fatto diversi scooter vlog gli scorsi anni, andavamo a fare tipo enduro estremo con lo scooter, vedete, ho dovuto fare il fioretto,
di disdire lo scooter, invece noleggiare una cavolo di macchina Skoda Fabia. L'avevamo ritirata, non avevamo guardato bene i segni di codice, ci svegliamo mattina e gli ho detto: ma questo segno ce l'ho già. No, e anche qua, Alla fine no, erano tutti i segni che c'erano già, per fortuna. Comunque, questa era la procedura per salire in macchina: aprire la portiera posteriore, mettere dentro le stampelle, chiudere la portiera posteriore, tenermi al tettuccio per spostarmi verso la portiera anteriore, entrare nella macchina mettendo prima il mio sedere sul sedile e poi girando il bacino piano piano, perché quella è il momento più delicato per me. Io non sono un animale. Cambio manuale, manuale. Cambio manuale. Dentro le marce, guarda qua, prima qua. Tato. E voi qui vi chiederete: ma perché non guida la Bea? Che sono troppo testardo per far guidare la Bea, ragazzi. Io voglio guidare. Per me l'anima della vacanza è guidare. Vabbè, comunque, durante il primo giorno, poi finalmente ci dirigiamo verso la prima spiaggia. E qui capite il perché vi ho appena detto: la cavolo di macchina, bordello della vita per posteggiare. E lì è il motivo per cui io voglio solo lo scooter. Non posso metterlo sui birilli. Niente, fin dal primo giorno abbiamo detto: no, ok, le spiagge quelle principali ni, cioè le vediamo, passiamo via, ma se c'è casino cerchiamo calette un po' più nascoste. Allora, la spiaggia è quella là in fondo. Infatti il primo giorno siamo arrivati subito a una caletta di fianco a una delle spiagge principali, tranquillissima. Piccolo problema: ma è asfaltata? Briciolata. Vabbè, dai, ce la dovrei fare. Sono messo Comunque alla fine, grazie anche alle mie mega stampelle, raga, nessun problema a scendere. Non so se notate il livello di degrado. Qualche gommino di scorta conviene portarselo. L'Efkada è anche un'isola dove non c'è sabbia, cioè principalmente quando arrivate in spiaggia c'è tipo una ghiaiettina, oppure diventano anche ciottoli abbastanza grossi. Vi dico, andare sui sassi con le stampelle assolutamente nessun problema. L'unica cosa è che, raga, quando arrivate in spiaggia con le stampelle avete gli occhi puntati della spiaggia su di voi. Comunque il primo giorno avevo su le mie belle graffette, sono stato lì a guardare la Bea fare il bagno, però ho pucciato almeno i piedi, è stato comunque molto piacevole. Ancora un giorno di sofferenza, raga, e poi entriamo finalmente in acqua. Abbastanza innervosito, raga, dal primo giorno a cercare posteggio. Ne avevo già piene le lacrime delle graffette sul fianco, comunque erano già passati circa 9 giorni dall'operazione, quindi abbiamo deciso di guardare com'era messa la ferita. Era ancora un po' presto. Fine giornata, piccola parentesi sulla notte, raga. Io credo che la notte invece sia la cosa peggiore di tutte. Io è da quando ho fatto l'operazione che tutte le notti mi sveglio sistematicamente alle 4 di notte, precisamente. Preferisco alle 4 di notte spesso alzarmi, farmi una bella passeggiata in stanza, in camera, ovunque sono, stancarmi un attimo e poi rimettermi a dormire. Cosa però molto importante da fare in queste situazioni, anche se ero in vacanza, era comunque fare la fisioterapia. Infatti tutte le mattine mi svegliavo, facevo colazione e poi iniziava la mia bella session di circa 40-45 minuti di fisioterapia. Il mio amico Loris, fisioterapista, mi ha dato questo programma di esercizi da fare che sono tutti praticamente quasi a sdraiato. Ce n'è uno, tutte le volte che lo faccio la mia gamba non reagiva allo stimolo. Comunque, bene o male, per i primi 4 giorni poi siamo andati in giro per l'Efkada a cercare un po' le varie spiagge. Raga, comunque non mi sono risparmiato, sono sceso abbastanza ovunque. Le stampelle non sono un impedimento. Se le riuscite a usare e se prendete un attimo di coraggio e state soprattutto attenti, riuscite ad andare bene o male ovunque. Certo è che fate molta più fatica, ma nel mio caso l'ho usato proprio come tipo motivazione. Una nota comunque negativa di essere in casa con le stampelle, ragazzi, le stampelle vi cadranno tipo 100.000 volte. Santa Bea che ogni volta me le raccoglieva in giro per la stanza. Alla fine dei primi 3-4 giorni di vacanza però sentivo che i punti iniziavano veramente a prudere, a dar fastidio, quindi era arrivato il momento finalmente di toglierli. Quindi cerchiamo un ambulatorio. Come mi aspettavo era chiuso, cioè dava 24 ore su 24 aperto, mai chiuso, quindi torniamo domani mattina. Mattina successiva entriamo in questo posto che, raga, già dall'esterno sembrava tipo una vetrina. Scrivania sulla sinistra incasinata, divano davanti a noi con su una coperta marcissima, una sedia a destra che chiudeva una porta, cioè c'era la porta aperta ma con davanti una sedia come se non potessi passare. Dopo un po' arriva questo ragazzo che mi ha fatto morire perché sembrava tipo che arrivasse da che stava facendo colazione, stava mangiando la pasta asciutta però, e noi gli spieghiamo che dovevo togliere dei punti. Is it possible to
remove the staples. E lui ci dice che però lì non si potevano togliere i punti, dovevamo andare nel paese vicino che c'era un altro ambulatorio. Non voleva sentire ragione, gli ho detto: ma guarda che paghiamo. Mi fa: ah, ok, allora possiamo farlo. Tiro giù il pantalone per fargli vedere la ferita. Vede le graffette. Cosa sono? Gli ho detto: bro, per chi ci hai preso? Sprovveduti noi? E gli tiro fuori la forbice per togliere, per tagliare le graffette di ferro. Che prontamente l'ortopedico di Milano che mi aveva visitato mi aveva detto: guarda, io ti do la forbice, portatela, perché là in ambulatorio di sicuro non avranno questo attrezzo specifico per togliere le graffette. E la cosa che mi ha fatto più ridere è che effettivamente lui non sapeva che cos'era quell'attrezzo. Era tipo stupito che avessi le graffette. Io gli faccio: non ti preoccupare, ho visto il tutorial su YouTube, è facilissimo da usare. Yes, it's so easy. I think you just don't need to press too much. Comunque poi alla fine mi ha disinfettato la ferita col betadine, mi ha rimesso i cerotti, abbiamo pagato. Qui raga, la cosa più divertente di tutta l'esperienza di togliere le graffette alle scale: mi rilascia questo scontrino qui. Voi ditemi, cioè, come fa l'assicurazione a riconoscermi che ho tolto dei punti scritto in geroglifico? Quindi ho detto: non è che riesce a cambiarmi lingua. No, non riesce a cambiare lingua. Gli ho detto: allora fammi te un foglio, il tuo posto qui, dove dici che io, medico bla bla bla, ho tolto i punti a Torquato Testa. I removed the stitches from Torquato Testa. Alla lettera. Tolte le graffette, raga, arriva il momento finalmente di fare il primo bagno della vacanza. Cerottino impermeabile sul chiappone. Farà meno 20 l'acqua. Il cerotto era perfetto e a tutti gli effetti non è entrata una goccia d'acqua. E avevamo la conferma che dal giorno dopo avrei potuto effettivamente fare il bagno anche al mare. Ho fatto la prima passeggiata senza stampelle in acqua. Però la cosa che mi ha stupito di più di tutte, raga, sono ancora le Crocs. È la prima volta nella mia vita che riesco a fare la stella. Io sono sempre andato a fondo a fare la stella, a stare immobile in acqua. Le Crocs mi tenevano su praticamente tutta la parte delle gambe. L'accessorio perfetto. Non è un video sponsorizzato da Crocs, ma magari, anzi, se Crocs volesse collaborare, facciamo una bella collab con Crocs. Alla fine, al di là di tutto, abbiamo fatto circa 9 giorni alle scada, ma ho una sorpresa per voi. In realtà potrei avervi mentito. Lo so cosa state pensando, quello che penso anch'io. Però c'è un perché, ragazzi. Seriamente, salire e scendere dal motorino era nettamente più agevole rispetto alla macchina. Tanto per iniziare, per salire sul motorino non dovevo né abbassarmi né fare movimenti strani. Alzavo leggermente la gamba, la mettevo su ed ero tranquillissimo. Anche la posizione che tenevo sullo scooter mentre andavo era molto più comoda rispetto a quella dell'auto. In auto invece, raga, tutte le volte comunque abbassarmi tantissimo, sedermi, alzare la gamba, girare il bacino in una maniera che comunque mi dava fastidio. Io ripeto, lo scooter è perfetto. Ma in tutto ciò, raga, potevo lasciarvi senza un mini scooter vlog anche quest'anno dalla Grecia? Rack, metto sul mio bel piedone e siamo pronti. Raga, non potevamo beccare il paese più incasinato di traffico di tutta l'Efcada. Cioè, peggio di Milano. Infatti è, secondo me, il pezzo più, tra virgolette, rischioso. Buongiorno. Poi vietato mettere giù i piedi perché è la cosa più sbatti. Ah, tra l'altro, ragazzi, guardate lì. Riconoscete questo bellissimo posto? Siamo a fermarci a fare un po' di benzina al bolidone. Hello. Pieno. Momento buono di sorpassare. Su tutto. Ma che è Napoli? Circolato in area pedonale violando un divieto di circolazione. Ma il colpo di clacson ci sta sempre, ragazzi. Qua non vedo un cazzo di nessuno. Anzi, potrei tenerlo premuto per sempre. Chiaramente l'unica cosa è che purtroppo non potremo fare enduro con lo scooter oggi. E comunque oggi un po' di off-road lo facciamo. Forse a breve, ragazzi, capirete. Non si può andare off-road su due ruote. Andiamoci con quattro, no? Mi sgranchire la mia anca. Se vi è sembrato che lo scooter era già qualcosa di esagerato per essermi operato 10 giorni fa,
sì, forse abbiamo un po' sgravato con il buggy, devo essere sincero, ma la cosa secondo me più importante durante un infortunio è reagire, non farsi abbattere da niente, pensare che siccome avete un infortunio allora siete costretti a rimanere in casa a riposare. Secondo me quella è la cosa più sbagliata da fare, perché il vostro corpo si abitua semplicemente a stare stazionario, a stare fermo. Passare dal fare sport a non fare nulla vi deprime completamente. Fare delle attività secondo me mentalmente vi aiuta un sacco. In questo caso devo ringraziare la Bea che mi ha convinto a prendere il buggy. Io ero scettico perché avevo paura di non riuscire a salire sul buggy, ma in realtà mi ha convinto e raga, ci siamo divertiti veramente un mondo. E dalla Grecia è tutto. Speriamo l'anno prossimo di ripetere uno scooter vlog di enduro serio, che mi manca. Bella.